Quest'oggi siamo con Rocco Russo, ex direttore generale dello Spezia, ma ora tifoso dello Spezia. Rocco, tu abiti a Reggio Emilia, però sei stato, come dicevamo, direttore generale dello Spezia, sono venuto a vedere due quest'anno partite dello Spezia, andata e ritorno di Reggiana Spezia e Spezia Reggiana, ecco, ma ora anche tifoso. Come hai visto questa partita di sabato, Reggiana Spezia 0-0? Innanzitutto grazie dell'invito, Patrizio, e un caloroso saluto ai tifosi spezzini. Come ho dunque visto questa partita? Ho visto una squadra, lo Spezia, completamente trasformata, ha fatto un'ottima gara. Un approccio giusto, con la mentalità giusta, e sicuramente posso dire che sono due punti persi per lo Spezia e un punto guadagnato per la Reggiana. Ecco, una partita confronto all'altra tutta diversa, una Completamente diversa, una partita con due impostazioni di gioco completamente diverse, situazioni anche, come voglio dire, diverso. L'allenatore nuovo ha un obiettivo, come voglio dire, chiaro, non è un obiettivo facile, però, come ti ho detto prima, ho visto una squadra principalmente con la mentalità giusta, atleticamente li ho anche visti bene. E con quella mentalità che serve in questa categoria per potersi salvare. Sappiamo tutti noi che la Serie B è un campionato lungo, un campionato difficile, ed è ovvio che adesso bisogna stare concentrati e cercare di fare punti, però direi un ottimo Spezia. Ecco, come l'hai vista, ecco, partendo forte lo Spezza, poi ha avuto quei 10 minuti di calo, però poi è rientrato in campo facendo la sua partita, ecco, davanti agli 10.000 spettatori, perché poi dobbiamo ricordare che Ma c'era sai, lo stadio di 10.000 spettatori. questa io ne sarei vuol dire che comunque è una partita molto molto sentita da parte delle due tifoserie. È una di quelle partite che se non approcci bene puoi avere diverse problematiche. Tieni comunque conto che mentalmente la Reggiana si presentava con una preparazione diversa, perché comunque veniva da una vittoria esterna a Catanzaro, è un campo comunque difficile. Lo Spezia, possiamo dire che comunque il punto era il minimo, perché eventualmente perdendo il distacco si sarebbe allungato. Ma l'approccio è stato giusto, con una dire, squadra che ha pressato bene, ha pressato alto, ma quello che mi è piaciuto molto è stato quel modo di fare calcio, cioè si vede che c'è la mano dell'allenatore. Io dico sempre che ci vuole prima testa e poi ci vuole gamba, e quindi diciamo che è stata preparata bene, e la squadra a me è piaciuta per queste sue caratteristiche. Ecco, tu hai visto lo Spezza all'andata a Tieni Cesena. comunque presente che quando dall'altra parte il migliore in campo è il portiere. Abbiamo già detto tutto, perché il primo tempo ha fatto due parate molto molto difficili.
Ecco, tu sei andata proprio lo Spezia, che era tutta un'altra A squadra. Esatto, Cesena, sì, a Cesena. era tutta un'altra squadra. Io parlo di giocatori. Con questa invece squadra di adesso, potrebbe essere un campionato diverso anche dall'andata? Ma certo, allora innanzitutto quando tu parti all'inizio campionato con un obiettivo che è totalmente, come voglio dire, diverso, cioè quello di voler ritornare nella massima serie, poi dopo ti trovi invece alla fine del girone di andata con tutta altra posizione. Diventa molto, molto, non voglio dire, difficile. Quindi già andare a resettare e cambiare quello che è l'obiettivo, che è quello oggi di salvarsi, non è facile. Non è, voglio dire, facile perché hai dei giocatori che devono resettare e deve essere l'allenatore a fargli capire che l'obiettivo è totalmente diverso. Quindi, come ti dicevo prima, ho visto una squadra che rischia molto, mo, molto, molto meno, che si scopre meno, a differenza di quella precedente. E quindi è una squadra ha delle idee di gioco pratiche e concrete e si muovono bene perché si muovono i giocatori si muovono bene, hanno un ottimo possesso palla, sugli esterni sono comunque andati bene e sì, hanno comunque fatto un'ottima partita. Ecco Rocco, parliamo un attimo di questo campionato. Da 34 del Bari, cosa senza arrivare giù, si possono giocare tutta la classifica. Mancano 9 partite, dove cosa può fare lo Spezia? Lo Spezia ha delle partite importanti in casa, cosa può fare lo Spezia? Ah, la prima regola è cercare di vincere quelle voglio dire, casa e con le dirette concorrenti. Quindi partiamo da Ascoli e Lecco successivamente. Ti dico però questo, che io le ho viste tutte e quindi io trovare una dunque squadra che non esprima gioco, faccio molta, molta, come voglio dire, fatica. Il Bari, io l'ho insomma visto, e comunque questa è un po' quello che ti dicevo prima, cioè il Bari ha una situazione societaria particolare, c'è cioè una contestazione forte verso la proprietà. Iachini era subito partito bene, adesso sono un attimino fermato e anche loro con i 34 punti sono lì. Non ci dimentichiamo che un anno fa sono retrocesse due società importanti, Benevento e la Spal. Cioè nel senso che è quello che dicevamo prima, è un campionato difficile. E la Feralpi è venuta qui a Reggio Emilia in 9 contro 11 ha fatto pari, cioè giocando i primi 25 minuti molto molto bene. Quindi questa è la Serie B, io direi che io ci metto anche il Cittadella e su Tirola a 38. Quest'anno la salvezza è più facile per queste squadre, ma la salvezza è a 43, diretta, diretta. E vedi che ogni settimana ci sono dei risultati particolari, è il bello di questa categoria, cioè il Sudtirol vince 3-0 con
con la Cremonese. Quindi lo Spezia sicuramente contro l'Ascoli e con il Lecco deve vincere, non ci sono mezzi termini, e quindi il calendario è un po' così per tutti, no? Perché vedo che comunque in Serie B puoi vincere, è ovvio che quelle che sono là, Parma e Venezia, sono quelle che fanno effettivamente paura. La Cremonese è un'ottima squadra, ha dei giocatori, ottimi giocatori, però vedi che il Sudtirol ha vinto 3-0. Cioè, ecco. Quindi questo ci deve far pensare. In casa quelle due partite sono due partite fondamentali. Ecco, su queste due partite fondamentali parliamo anche del pubblico. Un pubblico che quest'anno deve aiutare subito queste due partite la squadra. Ma guarda, per quello che ti posso dire io sul pubblico e sui tifosi, io penso che non ci siano aggettivi o termini per poterli definire, insomma, fantastici. Il periodo che ci sono stato io hanno sempre, come voglio dire, tifato, hanno sempre sostenuto. Spezia è una piazza calda, è una piazza particolare, una piazza bella, proprio perché il calcio si fa dove c'è tifo. Un calcio senza tifo, senza tifosi, l'abbiamo visto con il Covid, no? Che calcio è. Quindi i tifosi spezzini, quello che loro chiedono è quello che il buon Paolino Ponzo, che io ho avuto l'onore di averlo come calciatore, tutti quanti noi sappiamo la frase che è stato bello metterla, questa cosa sulla maglia delle Aquile, no? Il tifoso vuole il massimo impegno, poi anche se sbagli qualcosa, però vuole vedere l'attaccamento alla maglia, e questo è fondamentale. Quindi tifa per tutta la partita, e però se non fai quello o vede che non ti impegni, e poi dopo fischia, ed è giusto, perché almeno io penso questo: il vero tifoso tifa durante la partita e a fine partita esprime quello che è il suo giudizio sulla prestazione. Ma su quello che hai detto tu, io penso che non ci siano dubbi, cioè i tifosi spezzini ti faranno fino all'ultimo, come hanno anche fatto un anno fa. Io c'ero qui a Reggio Emilia allo spareggio, una curva fantastica, e dopo io mi sono anche fermato con i tifosi, perché conosco tantissime persone, e niente, è stato anche un modo per ritrovarsi, purtroppo non bello perché si è retrocessi, ma adesso bisogna pensare alla salvezza, e con questa squadra, con questa mentalità, e per quello che ho visto io sabato, direi che siamo sulla buona squadra, sulla buona strada. Ecco Rocco, tu sei stato anche direttore generale della Reggiana, però ami parecchio lo Spezia. Sappiamo che guardi tutte le partite dello Spezia, come guardi tutte le altre, però soprattutto guardi anche prima cosa il risultato dello Spezia. Che cosa ti ha colpito quando sei arrivato? Ricordiamo che tu sei arrivato da Sanremo con Ruggeri. Che cosa ti ha colpito di questa città? Ma guarda, la prima cosa che ci tengo a precisare, io sono stato anche direttore generale della Reggiana e sono anche molto molto contento perché ho contribuito per la squadra della mia città. Io vivo da 60 anni a Reggio Emilia, che ho fatto 60 anni qualche giorno fa, quindi anche quella, cioè questa qui a Reggio Emilia è stata un'esperienza molto molto bella, perché bisognava ripartire, e
praticamente per chi ricopre il ruolo che ho ricoperto io da direttore generale, c'era da fare praticamente tutto, non c'erano campi d'allenamento, non c'erano palloni, non c'erano, come voglio dire, persone. Quindi arrivare a fine anno che la società è ritornata in Serie C, ma soprattutto è stata acquisita da un gruppo imprenditoriale importante, vuol dire che si è fatto quello che era l'obiettivo. Spezia è stata un'esperienza completamente diversa, è stata un'esperienza dove ho raccolto delle soddisfazioni professionali e dove è stata la mia prima vera esperienza in una piazza importante. Io mi sono trovato bene, ma mi sono trovato bene perché la prima regola che io ho quando vado a casa degli altri, cioè, è quella di capire le persone, no? Il tifoso, l'ambiente, e quindi di mettersi a disposizione. Ti devo dire che quando sono arrivato c'era un morale molto molto basso, perché erano anni, cioè erano 55 anni dalla vecchia Serie B. Poi ci siamo messi a lavorare tutti, e come dico sempre, abbiamo vinto il campionato perché siamo stati bravi tutti, no? I tifosi sono stati bravi, voi giornalisti siete stati bravi, e noi abbiamo creato con i giocatori un qualcosa di io la chiamo una favola ligure, no? Tu pensa che io con quei calciatori noi ci sentiamo ancora, ci si vede, perché è un legame molto, molto, voglio dire, forte. Quindi io porterò sempre con me i colori delle Aquile, perché ho passato un periodo della mia vita professionale, sportiva, molto, molto bella, vincendo una Supercoppa, vincendo un campionato di Serie C, che non era facile, perché sai che c'era come voglio dire, Genova, e quindi la Salernitana, e vincendo una Supercoppa di Serie C contro il Napoli. Quindi poi successivamente, l'anno successivo, ci siamo salvati ai playout con lo spareggio a Verona, e anche quelle sono state delle emozioni molto molto forti in una Serie B che allora era la Serie A, c'era Juve, Napoli, Bologna, Bari, Lecce, Genova, cioè Bologna, cioè squadre praticamente. Una Serie A è stato molto molto bello. Poi dopo lì ho terminato quello che era il mio quello che è stato il mio, voglio dire, percorso a Spezia. E ora fai tifoso. E beh, certo, dopo tutto quello che ho vissuto, è ovvio che le partite le guardo tutte, e per esempio quando, voglio dire, sento l'inno, quell'inno lì è l'inno che abbiamo fatto noi in quel periodo. Tra le tante cose fatte, abbiamo anche cambiato l'inno, no? Non siamo soli, e quindi è un inno che penso che rispecchi proprio quello che è il mondo Spezia, la città e i suoi tifosi. Ecco, parliamo un secondo dello stadio, non ci sei ancora stato, però Ma hai guarda, visto, che adesso stadio hai visto? guarda, ho seguito un po' le
la vicenda, e quindi possiamo anche dire che aver fatto la prima parte di campionato esterno, perché per esempio a Cesena, e quindi non era comodo per i tifosi, no? Quindi questa forse è qualcosa che la società che ha vinto l'appalto doveva rispettare i tempi, no? Adesso può darsi che una di queste due partite, o con l'Ascoli o con il Lecco, venga, cioè, può darsi che sono presente, ecco, quindi anche perché voglio proprio vedere la tribuna, voglio dire, nuova, con l'aria fatta soppi. È una mia curiosità, no? Perché il picco me lo ricordo bene, e quindi mi piacerebbe vedere, e quindi verrò una di queste due gare, anche perché, come ti ho detto prima, sono due partite importantissime, quindi o con l'Ascoli o con il Lecco in casa, così avrò anche modo di vedere quello che è stato fatto, no? Perché noi avevamo rinnovato gli spogliatoi, abbiamo fatto l'area hospitality nuova, che l'avevamo fatta noi, insomma, di cose ne abbiamo fatte tante, no? Il manto erboso nuovo, dunque, torri con impianto di illuminazione, non sembra, ma di cose sono state fatte anche fuori dal campo e non dunque solo in campo, no? Mi ricordo bene, Il hai logo, no? Il logo, logo. il logo nuovo, il logo che io quando arrivai, me lo ricordo bene, che avevamo come sponsor tecnico Errea, poi l'anno successivo avevo fatto il contratto con, come voglio dire, Mas, la maglia a tutti gli abbonati, no? Con il numero 12 curva ferrovia, e quindi con l'abbonamento davamo anche la maglia. Insomma, ricordi molto molto belli. Con te poi dobbiamo fare un'altra intervista a fine anno con i vari tuoi ricordi, proprio tutti i ricordi di E ce ne Rotor. sono tanti, E infatti Fabrizio, ce ne ce ne sono abbiamo da tanti, perché faremo una puntata apposta. c'è la partita con la Juventus a Torino, che ci permette di poi andare ai play-out. Ai play-out, tieni comunque presente che quell'anno lì è retrocesso l'Arezzo, che aveva come allenatore Conte, e molti se lo sono dimenticato, e il Verona, che è retrocesso, aveva come allenatore da gennaio Ventura, l'ex allenatore della nazionale, ma nel girone di ritorno è stata una di quelle squadre che ha fatto come media punti quello più alto, quindi ecco che siamo, quindi ce ne sono tante, no? Che di, poi racconteremo di, di tutti partite insieme. le, la, la, le, quello che allora la vittoria di contro il Genova, Marassi, ma ce ne sono tante 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 Infatti. Tante, tante, tanti, tanti bei ricordi, Infatti, ecco. poi racconteremo fine campionato, faremo una puntata con i ricordi di Rocco Russo. Io mi Molto ricordo volentieri. uno. Io mi ricordo uno che quando ti ho chiamato la prima volta tu mi hai detto abbiamo preso lo Spezia. No, beh, tu mi hai, sei stato il primo che mi hai contattato, c'era questa trattativa che il presidente Ruggeri aveva con l'internazionale, e quindi poi questa trattativa andò a buon fine,
Ma ricordiamoci anche che da Sanremo noi portammo più di 5 giocatori dalla C2 e sono Sette. giocatori 7, e quindi c'era Bianchi, Alberto, Addona, Ivano Rotoli, Pellegrino, il secondo moglie portiere, quindi ricordiamo Peratti, Matteo, cioè ne abbiamo portati adesso, Sì, è vero. dovrei, Tanti. ecco, anzi, quando siamo arrivati alla presentazione all'Hotel Jolly, perché si chiamava Jolly Hotel Venire Jolly, c'era giustamente un po' di scetticismo, no? Ma questi, ma chi sono, da dove vengono? Poi dopo ci siamo fatti apprezzare con il tempo, e quindi è andato tutto bene, e l'anno del centenario lo Spezia Calcio è ritornato in Serie B, perché noi siamo ritornati in Serie B l'anno del centenario. Infatti. Va bene, Grazie mille di ma cosa abbiamo grazie fatto. a te, sei sempre molto molto gentile, e un caro saluto ai tifosi delle Aquile. Grazie. Arrivederci.